amici, buongiorno, sono Carlo Restagno. Vi presento oggi un dolcetto che è il dolcetto che non ti aspetti, perché viene da una zona, il Monferrato, che è una delle innumerevoli doc del dolcetto che abbiamo in Piemonte, ne abbiamo 11 o 12, ho persino perso il conto, e che però non è famosa per il dolcetto. E i dolcetti, noi abbiamo Alba, abbiamo Dogliani, abbiamo Acqui, Ovada, che sono zone storiche, ma Monferrato c'è sempre stato, il dolcetto, però non è mai stato, non è la zona del dolcetto. Ebbene, qui abbiamo un ottimo dolcetto che arriva dal Monferrato. Le caratteristiche ci sono tutte. Fra l'altro questo è il dolcetto del mio amico Massimo Crova, che fra l'altro fa anche 14 gradi, quindi non sono neppure pochi, e il colore è il suo bel colore, che è il rubino con una leggera unghia violacea, e sentiamo i profumi. Questo è proprio il tipico dolcetto, questo qua è tipicissimo. Io sono stupito. E devo dire che se mi dicessero che è d'Alba ci crederei, perché le caratteristiche sono quelle, le caratteristiche si confonde benissimo con un dolcetto di Alba. Questo è proprio il tipico dolcetto con la sua bella ciliegia del dolcetto, e adesso vediamo in bocca. Asciutto, con la sua giusta tannicità che aiuta a ripulire il palato, è abbastanza fresco anche come freschezza proprio del vino, abbinabile con un vino, questo è un vino che va benissimo a tutto pasto, con i primi anche ben conditi o con dei secondi di carni, senza andare sugli arrosti importanti o i capretti al forno, però con dalle costine al coniglio in casseruola e anche la bistecca, la bella bistecca, insomma con tutti sia primi che secondi, diciamo dall'autunno alla primavera, questo è abbinabile a tutti i piatti che vorrete scegliere e mangiare. Cari amici, quando volete bere bene ricordate, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.